Direttore, non è un momento fortunato per l'Atalanta, la sconfitta in casa, oggi in quei primi 20 minuti in cui poteva ottenere di più, poi però forse nel secondo tempo è mancato qualcosa. Beh, ma quando il primo tempo, io non dico 20 minuti, ma il primo tempo giochi così e sbagli due occasioni importanti, costruisci un predominio territoriale e poi non segni, è chiaro che poi ci può stare che il secondo tempo venga fuori l'avversario, anche perché la gara si mette tatticamente in una maniera diversa, potendo l'avversario giocare di rimessa e tu devi andare a cercare il gol del pareggio. Comunque ritengo che, ha detto bene lei, è un momento sfortunato più che un momento di crisi. Quindi Colantuono, insomma, non è in discussione in questo momento. Ma ora che vogliamo parlare di Colantuono? Siamo alle solite stupidaggini che si devono dire quando una squadra perde. Colantuono non è assolutamente in discussione, anzi bisogna fargli i complimenti, perché oggi era più facile che l'Atalanta si sfaldasse con le assenze che avevamo, la difesa inedita, e invece è stata un'Atalanta che ha dimostrato che forse non meritava di perdere. La Roma per me non era in crisi, ha fatto un risultato negativo a Torino, un approccio sbagliato alla partita, e invece noi venivamo da un 5-1 in casa, quindi le motivazioni ce l'avevano loro e ce l'avevamo noi. Ma come col Torino dovevamo fatto un grande primo tempo, anche a Roma abbiamo fatto un grande primo tempo, però abbiamo concretizzato poco, meno del Torino dove almeno un gol l'avevamo fatto. Stupito dalle scelte di Zeman, tenere fuori De Rossi, Osvaldo, Burdis? Sì, per la verità siamo rimasti un po' sorpresi più che stupiti. Poi si è fatto queste scelte, ha vinto, ha avuto ragione lui.